Pronto? Pronto, babbo? Come stai? Non è entrato più nessuno? Non ti hanno ridetto niente, dottori. Vai, ciao babbo, ciao. Mio padre è un paziente cardiopatico molto grave, ha dovuto subire un'operazione a cuore aperto durante la degenza post-operatoria, ha contratto il Covid. Quindi suo padre è arrivato all'operazione che non era positiva. Assolutamente non era positivo. È arrivato, ha fatto il tampone il 14 di ottobre, il 16 di ottobre è stato operato, quindi era assolutamente negativo. L'operazione riesce e che cosa succede poi? Un giorno inizia a sentire inizialmente mal di testa, mal di gola e tosse e un pochino di febbre, 37,6 di febbre. La mattina alle 7 lui si accorge che c'è qualcosa di strano perché gli spostano il compagno di stanza e inizia a non entrare più nessuno in stanza e dopo poco gli comunicano appunto che è positivo, che mio padre l'ha contratto in ospedale, questo sicuro e soprattutto da persone che entrano nel reparto che non sono i parenti perché nessun parente è più entrato, quindi non credo ci siano dubbi, soprattutto dopo l'ammissione appunto della dottoressa di reparto. Il fatto che abbia contratto il Covid è gravissimo perché se dovesse svilupparsi una forma di Covid aggressiva, ci hanno apertamente detto che non ce la farebbe a sopravvivere. Al di là dello strazio di questa storia, mi rivolgo al professor Ippolito, c'è un dato, si è infettato in un reparto di cardiochirurgia questo paziente, dove non entrano i parenti, gli altri pazienti devono per forza essere negativi al tampone, il metodo logico-deduttivo, professor Ippolito, ci porta a pensare che deve essere per forza stato il personale ospedaliero, è una cosa che dà un po' da pensare. Io vorrei dire una cosa, purtroppo noi non abbiamo uno strumento con un'efficacia 100% nell'identificare le persone e con un elevato tasso di circolazione del virus, quindi fermo restando che un evento di questo tipo fa riflettere, noi non dobbiamo pensare che un tampone negativo ha il 100% di probabilità di essere negativo, in ogni caso col livello di circolazione del virus che abbiamo. Il virus circola anche all'interno delle strutture e circola all'interno delle strutture e va detto che purtroppo gli operatori sanitari in questo momento sono nuovamente tra gli esposti per motivi professionali che hanno un più alto tasso di infezione. Ci sono dati che ce lo confermano, ci sono indagini condotte in molti paesi, ci sono i preziosi dati dell'INAIL che vengono raccolti e che delle segnalazioni di infortunio ospedaliero per gli operatori che risultano positivi al Covid. Dobbiamo pensare che il virus circola talmente tanto che nessuno si può dire totalmente protetto. Certo. La testimonianza della figlia del paziente Serena mi sembra assolutamente che noi dobbiamo considerare questo purtroppo tra i rischi anche all'interno delle strutture sanitarie. Speriamo che si risolva quanto prima perché mi pare Certo, che i giorni certo, certo. siano passati, il paziente ha avuto un decorso sostanzialmente buono e questo ci aiuta. Vorrei tornare fra poco su questo tema, insomma, quello del panico, delle paure, però prima vorrei farvi vedere un altro servizio. I tamponi sono un altro fenomeno fondamentale nel modello preventivo. C'è un infermiere marchigiano che fra l'altro ha preferito non mostrarsi, noi abbiamo voluto rispettare questa sua volontà. Sentite che cosa ha raccontato al nostro Stefano Sandrucci, una testimonianza abbastanza particolare. Sono un infermiere, lavoro nell'ospedale regionale. Dall'inizio di questa storia del Covid abbiamo avuto tante difficoltà perché non eravamo sicuramente preparati. Da quando è iniziata l'emergenza, con quante persone positive lei è stato a contatto? Positive direi centinaia. Io mi sono ammalato. Perché, proprio perché all'inizio non avevamo idea di quelle che fossero, diciamo, i pazienti da trattare o meno con il Covid. Alcuni all'inizio si diceva se ha la febbre
allora ti devi proteggere, altrimenti devi usare una mascherina chirurgica. Quindi in alcune aree lavoravi inconsapevole di quello che poteva essere le condizioni di positività o meno del paziente. Lei è stato a contatto con almeno 100 pazienti positivi, quando è stato l'ultimo test che ha fatto? L'ultimo test l'ho fatto ad aprile, quando sono rientrato al lavoro dopo che mi sono ammalato. E perché da aprile ad oggi non ha fatto tamponi nonostante sia venuto in contatto con positivi? Perché c'è la regola che se non hai segni e sintomi devi continuare a lavorare. Qual è la vostra preoccupazione? Le preoccupazioni ovviamente sono quelle di non solo rischiare di infettare i pazienti che trattiamo, perché comunque abbiamo un contatto con questi pazienti che è giornaliero, ma anche quello di infettare le nostre famiglie. Ci si può ammalare di Covid dentro l'ospedale? Molti colleghi nel reparto in cui lavoro che si sono infettati. Ippolito, credo che l'abbia sentito, no? Lei giustamente diceva è importante una comunicazione nella quale non diciamo alla gente di non andare in ospedale. Poi certo ci capitano però anche, devo dire, quotidianamente storie come questa. Siamo sempre un po' nel guado. Che ne pensa? Ma le storie come queste sono all'ordine del giorno e operatori sanitari che sono diventati positivi sono all'ordine del giorno. Ripeto che l'INAIL sta raccogliendo questi dati, il dottor Iavicoli sta facendo un lavoro prezioso e su tutte le persone che si sono infettate sono operatori ospedalieri, ma vorrei dire che ci sono anche studi in altri paesi condotti nel Regno Unito e negli Stati Uniti che ci dicono che gli operatori sanitari sono esposti a un rischio superiore rispetto a quello della popolazione e soprattutto i reparti per acuti e tra le strutture per acuti gli operatori ai servizi di emergenza sono quelli che sono più esposti a questo rischio, ovvero sia calcolando l'incidenza a 30 giorni i lavoratori dell'emergenza fanno quasi 30 volte in questa analisi combinata per Stati Uniti e Regno Unito il rischio della popolazione generale delle stesse aree. Addirittura gli operatori, il front line, gli operatori di prima risposta hanno un rischio superiore agli operatori sanitari che lavorano in residenze sanitarie assistite, i quali a loro volta hanno un rischio doppio di chi sta in strutture extraospedaliere. Allora noi dobbiamo fare un ragionamento. Chi sono gli operatori sanitari oggi? Gli operatori sanitari oggi che stanno dando l'anima in questa operazione, certo, come l'hanno data nella prima ondata e rischiano anche di essere colpevolizzati, hanno gli stessi fattori che sono associati a, tra l'altro, a un'evoluzione negativa della patologia. Certo, sono certo. Abbastanza anziani, sono ipertesi, hanno il diabete, sono obesi. L'obesità certo. È di per sé un grande fattore e noi dobbiamo considerare che ognuno di questi ha un peso e un operatore sanitario che sta soprattutto in un'area di emergenza deve essere considerato un anziano fragile. Se noi consideriamo che gli insegnanti si sono dichiarati tutti fragili, dovrebbero un operatore sanitario anche i medici che operano, che ha 30 certamente. Volte il rischio certo. della popolazione ha molto più diritto ad essere considerato fragile. Certo.